Facciamo la notifica. Adesso stai in registrazione, Anna. Lei mi sta dicendo, scusi, Registrazione. un attimo, mi sta dicendo che vuole farmi la notifica. Allora, io, ma scusami, puoi spostarti un attimo? Allora, mi state dicendo che dobbiamo. Allora, chiedi di attivare audio. Mi sentite? Certo, Barbara? ma ti stiamo sentendo? Sì. Allora, vogliono fare la notifica, ma io non voglio nessuna notifica. Quindi, Anna. questo documento io voglio che non ci sia in questa casa, perché questa casa è di Anna Senatore, donna viva di Di Nardo Laurito. Faccio entrare, infatti. Allora, no, 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 no. Allora, ripeto, allora, lei sta entrando adesso senza permesso. Allora, lei ha detto che il maresciallo? Comandante della stazione dei carabinieri. No, no, il signore che sta Ah. registrando è il maresciallo. No, è lei. Come si è Chi è quella marcia? presentato? Detto prima, signore. Allora, in questo momento ho la memoria a breve termine che non mi funziona, quindi come si chiama? Maresciallo Lasciallo Palma. Palma. Lei che sta registrando? È un altro collega. Ok, allora, state entrando e Ok. ribadisco il concetto. Sì. State entrando perché la Con donna. provvedimento della No, non magistratura, state entrando per ok? il provvedimento del. Decreto emesso dalla Procura della Repubblica di È Rimini. tutta pignorata in frode questa Repubblica Ma della Repubblica. Procura della Questa Repubblica Procura della presso il Tribunale Repubblica di è Rimini. tutto precluso e Ok, mi fa pignorato. entrare per La cortesia? faccio Ok, entrare da donna viva. E perfetto, mi faccio entrare. quindi questo foglio di carta lo può mettere Io altrove. devo essere munito di quello e devo fare la notifica di questo Ma provvedimento. Lei lei. accetta? No, non accetto la Vabbè, lei non notifica. accetta, però io le lascio, io eseguo. Allora, sì. Grazie. Certo che non abbiamo niente da nascondere, però è giusto, Buongiorno. mamma, è giusto che loro sappiano che è la donna viva che la sta facendo entrare. Posso gentilmente accomodarmi per poter riprendere il Accomodatevi. mio lavoro? Ma il suo lavoro Anna, è. basta. Mamma, puoi andare via, per favore? Perché non vai via? Perché Può accendere una luce, per favore? non stai andando via? Ma perché la nostra scelta è a posto, però. Io però conosco una verità. Se loro non verificano, Mamma, e vedi che invece di fare la perquisizione, vedi che cosa stanno facendo? Carta e cartoffie. Questo, queste sono carte e cartoffie. Questa è l'autorizzazione che noi abbiamo per entrare. E lei è una sua Capo garanzia. ordinatore, Anna. Non è Ma lei per chi? Lei lei. chi? Scusi, lei Lei, chi? Lei Anna chi? Senatore. Anna Anna Senatore. Senatore? No, La allora, conosciamo. Anna Senatore del Di La Nardo Laurito. smetta. La smetta per Perché cortesia. voi sull'uomo non avete giurisdizione, vi sto facendo entrare perché sono in onore e verità. Piacere, per favore. Anna, ti vuoi sedere? No, non mi siedo. È il mio compagno. Sì. Ok. Prego. Allora, io seguo la Sì, però io ho perquisizione. bisogno di sapere perché siete così tanti, mi scusi. Troppe cose lei vuole sapere. Eravate in quattro. Ok? Eccoci qua, noi quattro. Dovevano essere in quattro, no? Ma scusami, ma questa è casa mia e c'è comunque un'energia. Sono uomini in disonore. Sempre presente con me, venga, venga con me. Ma Venga. signora chi? Signora Anna Senatore, Non venga con sono me. io. Venga con me. No, non vengo. Avete detto che avete un mandato Può di. accendere una luce? Può accendere una luce? Sì, intanto, come le Ok. dicevo, io Allora non viene vengo. informato insieme a noi, va bene? Io faccio la perquisizione locale. Lei ha un documento d'identità? Signora Anna Laurito. Io ho l'Universal Pass. Ha un documento d'identità? Una carta d'identità? Ho detto di no. Anzi, è nulla annullata. Se vuole, gliela faccio vedere la Sì, carta d'identità nulla annullata. si constatiamo che annulla. Universal Pass, no, Anna, Universal Pass. Sì, no, ma o comunque l'ho annullata. Anna, stanno perquisendo la casa di senatore Anna, ricordatelo. Lo so. Adesso hanno chiesto a mia madre di essere presente. Grazie.
Certo, siete esecutori di ordini, quindi vi possono ordinare anche di buttarvi da un ponte, lo fate Non credo evidentemente. che ce lo ordineranno. Ma voi vi state già buttando da un ponte, siete uomini che non avete nulla dietro di voi, nessuno dietro di voi. Questo è il mio documento. No, non è un'opinione, è un dato di fatto, c'è una Quindi lei è notifica. senatore, perché lei mi dice che lei, Sì. questo è l'Universal Sì. Pass, lei mi dice che Ma lo quindi vede come è c'è scritto Anna scritto? Sì, senatore. e mi dica lei come l'ha scritto invece. È la stessa cosa, secondo lei, scrivere senatore Anna scritto così? Penso proprio di sì, No, signora. non è la Se stessa senatore cosa. Anna, o Anna senatore, penso che No, non è la stessa. basterebbe prendere l'articolo 6 della codice. Infatti. Credo sia proprio la stessa No, cosa. non è la Codice. stessa cosa. Mi piace anche una data di nascita che coincide con la sua, No, quindi. provi a vedere la data di nascita se coincide. E coincide. Provi a L'ha vedere. soltanto invertita. E perché l'ho invertita? Perché c'è una giurisdizione superiore. Vabbè, ha la carta d'identità quella annullata? No, non ce l'ho. E questa non Ve è l'ho inviata. un documento di riconoscimento. Certo che è un documento. Solo da È un me. documento di entità e Non è suddiviso abilità. dallo Stato. Ma lo Stato io non lo riconosco. Ho capito, Io però. non riconosco la Ma corporazione. lei ha una residenza anagrafica qua in questo comune, quindi. Intanto siete entrati dalla parte sbagliata. Comunicato. No, non è la stessa cosa. Ho Dai la carta d'identità, per favore. La detto che patente di non ce guida. l'ho. Che guida la macchina. E io sono abilitata a guidare la macchina, non è quel foglio di carta che mi fa guidare la macchina. Penso proprio di sì. Ah sì, io se metto la patente al posto del guidatore voglio vedere se guida quella macchina. Quella vuol dire che lei è abilitata, No, sa io so guidare, guidare. conosce i segnali stradali, Certo, conosce cose generali. a 20 anni l'ho imparata a guidare la macchina. Allora, secondo me c'è la cosa a specchio, possibile che vedo al contrario, ragazzi. L'Universal Pass, come lo vedete? Lo vediamo giusto, Anna, lo vediamo correttamente. Ah, ok, perché io vedo al contrario. Che te lo metta per iscritto che l'Universal Pass è la solita cosa del tuo del scritto in maiscolo. Che te lo scriva. Recapito telefonico, signora. Per Ma perché devo essere contattata telefonicamente? le Ma visto che venite qua alle 7 di mattina a fare le notifiche, continuate a venire qua a fare le notifiche. un numero telefonico? Ce l'ho, ma non lo voglio dare. Ok, sì. Buongiorno Luigi. Vabbè, allora, ha un documento di identità, signora, a parte questo? Buongiorno. Gliel'ho già ribadito, il documento Universal Pass è l'unico legale in questo Non è momento. riconosciuto questo, allo E Stato allora me lo italiano. scrive per favore, me lo Ha un mette per documento, si iscritto? rifiuta? Non è che mi rifiuto, io ho Sì. detto che ho dato Universal Pass, quindi lei scrive, No, si rifiuta. no, io ho detto che ho dato Assai, non si l'Universal Pass. rifiuta, siamo presenti, ci sono dei testimoni che stanno guardando, pubblici ufficiali, non si rifiuta, lei sta dicendo che non è valido quel documento. Cortesemente mi dà la legge perché io ne do almeno tre che dicono che non è così. E uno è il codice civile, codice penale, decreto legge del Presidente della Repubblica, vuole saperle? Non lo sa, già. Sì, scrivono sempre che si rifiuta, ma io mi sono rifiutata solo di dare il mio numero di cellulare privato. Mi fornisce una carta d'identità o una patente di guida, un Ma allora documento valido in insiste, Italia? il documento valido in Italia è l'Universal Pass, Ok, tutti gli ce altri l'ha? sono No, nulli e annullati. vabbè. Ho un certificato di entità e di È un abilità. DPR nella vostra giurisdizione, è il DPR 28 dicembre 445, l'articolo è 45, se le interessa. Di cui sto parlando, ma la patente ce l'ha? Altrimenti l'articolo 6 del codice civile lo vuole vedere, lo vuole leggere, lo vuole che glielo leggo? Luciano Zuccon, chi è? Lo ammetto in sala d'attesa? Ragazzi. Allora, signora, lei vuole firmare la notifica?
Ma io non sono senatore Anna, ma perché cosa devo firmare? Ma si rifiuta perché non sono io. Dice alla prode anche. Accetta una copia, la porta all'avvocato? Ma allora non sono stata chiara quando ho detto che questo è tutto un teatrino. Voi state... Allora... No, le sto facendo una domanda, risponda con ma io non sono quella che state cercando. Vabbè, risponda, accetta una copia? Non sei tu quella che stanno cercando. Accetta una copia. Rispondete voi, ragazzi. Cioè, senatore Anna, può accettare una copia, visto che è un trust? Lo chieda a un trust, lo chieda alla carta d'identità o alla patente, se può firmare. Lo chieda a quel documento lì. Questa è l'autorizzazione che noi abbiamo a fare questa petizione e andare alla sua abitazione. Io vi sto facendo entrare come Anna Senatore, donna viva, dei Dinardo Laurito. Quindi non esiste Anna Senatore, donna viva, non accetta. Se vuole gli fa una dichiarazione la donna viva, se vuole gli fa una dichiarazione e la mette a verbale, la prende una dichiarazione a verbale? No, 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 questo non vedi, è... che interessa. No, tanto deve farlo un verbale, no? Signore, non lo conosco, quindi non mi interessa parlare. È il popolo che sta parlando. Quando sarà presente qui, parli. Io sono già presente lì, sto guardando. Per telefono, mi scusi. Signora, lei vuole no, è una accettare... Zoom pubblica, mi scusi. È una Zoom online, già. Voi siete online in questo Accetta momento. Copia. Ma allora ribadisco il concetto, io sono una donna viva e non vi sto facendo entrare qui perché avete queste carte. È chiaro il discorso? Siete qui perché io sono in onore e verità e cerco la giustizia e spero che ci sia un procuratore, un uomo, qualsiasi che faccia indagine su tutto quello che è la frode del nome legale, compreso l'articolo 6. Chiunque stia ascoltando questa live, invito ad andare su Google e cercare l'articolo 6 del Codice Civile. Vuole una copia? Io no. Ma lei ha capito con chi sta parlando? Le lascio una copia. Ma lei con chi sta parlando? Lei con chi sta parlando? Se questa è casa sua e lei ci ha lasciato entrare, lei dovrebbe accettare no, questa notifica per sua garanzia. Assolutamente no, io no, non ho bisogno di garanzia. Anna, chiedi se hanno giurisdizione su uomo vivo. Me l'ho già chiesto, hanno detto di sì. Pensa quanto... Pensa, mi ha Vabbè, risposto. Allora questa è bella, veramente. Chi lo mettono per iscritto se hanno giurisdizione su uomo vivo e non ce l'hanno? Può scrivere questa cosa? Sempre più in frode e disonore. Allora, come si chiamano questi facenti funzione? Allora, si rifiuta perché... Certo. Mi scriva perché. No, 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 perché non vuole accetto scrivere perché? Perché vede, non accettano dichiarazioni. Perché non avete giurisdizione. Oh, fra l'altro, ragazzi, cioè, è una questione proprio di tempo. Guardate che cosa avevo fatto. Vedete? Sì, Anna, lo stiamo vedendo. Chiedi che caserma è. L'hanno già detto dei baronissi. Hanno dato anche dei nomi. Io spero che prima che però noi registrassimo, spero che Anna li abbia registrati. Allora, il comandante è Lamberto Colella. E l'altro faccio fatica a ricordarmelo. Già è il signore che sta registrando. Sì, penso Registri, che sia. vero? Poi dopo non farà tagli al cuci, vero? Non farà come le iene, vero? Registrando in Farà come live. Il regime, vero? Non Qualsiasi chiama il cosa vi sto regime. registrando, nel momento in cui saranno in frode e faranno i tagli e cuci, è ovvio che abbiamo quella originale. Esatto. Mi scusi, lo sa che io il suo nome faccio fatica a ricordarmelo. Come si chiama? Chiama il verbale. No? Ma io non lo prendo il verbale perché non hanno accettato neanche la dichiarazione. Vedete un po' quanto siete in frode. Non capisce ancora la cosa. Neanche la dichiarazione hanno voluto accettare. Anna, visto che sta registrando il signore, perché non lo fai davanti alla registrazione? Fai la dichiarazione. Poi dichiara davanti a lui. Sto dichiarando che sono Anna Senatore dei Dinardo Laurito, donna viva.
e non avete giurisdizione sull'uomo vivo, e invece voi state continuando a far finta di niente, proprio ignorando, e continuare a chiedere di senatore Anna il trust, che nullo è annullato, e tutte le dichiarazioni da donna viva non le accettate. E questo è grave, siete in grande disonore. È per questo che mi sono rifiutata di accettare copia. È giusto che voi sappiate che siete entrati qui perché vi ho fatto entrare io in carne e ossa, e perché sono in onore, giustizia e verità, e soprattutto integrità. È cosa che dovreste fare voi, perché se sapete che c'è una notifica di evidenza in disonore che è stata inconfutata e inconfutabile su tutto ciò che noi diciamo, cioè che siete una corporazione privata, avete un DUNS number, vuol dire che siete all'interno di un registro privato come società e state lavorando per una società. E mi domando, ma perché non indagate su questo? Perché non indagate su questo? Perché lo sanno, Anna. Perché lo sanno benissimo. Dirgli anche che neghi il perpetrare della... casa, i soldi macchiati di tutto il disonore. Ecco. Aggiungi anche che neghi la frode sul certificato di nascita. Che la Costituzione italiana è dentro, c'è un numero di protocollo dentro la Security Exchange Commission. Se vogliono gliene forniamo una copia, anzi ti giro il video di Fabio così la fai vedere proprio. Sì, ma spero che tutto questo ci porti proprio al fatto che dopo tutta la documentazione che portiamo noi la devono leggere. La devono leggere a questo punto. Perché poi dopo, giustamente, saranno uomini anche loro sotto la... Perché non vai a vedere cosa fanno gli altri? Ma non so neanche dove sono, perché mia mamma li sta portando in giro per tutta la palazzina. Cioè li sta portando, secondo me, in giro per casa sua, dappertutto. Cioè, ma voi guardate se dovete mettere in condizione veramente di entrare dappertutto, anche dove non devono entrare. Anzi, forse è meglio che io lo registro questo, perché non hanno il permesso di entrare dappertutto. Scusate, ma il permesso di entrare dove ce l'avevate? Gliel'hai dato tu. Però il decreto era solo nell'appartamento mio, giusto? No, dovete parlare col comandante. Ma lei che ci sta a fare qua? Perché io sono ai suoi ordini. È sempre perché una questione... gerarchia militare, e lui è responsabile del servizio ed è lui che vi dovete rapportare, signore. Non dovete andare a chiedere. E allora lei che ci fa qui? Io gli do una mano a lui a fare il lavoro. E che cosa sta facendo? La casa è grande. E cosa sto facendo? Sto facendo il mio lavoro, signora. Questo e il suo lavoro cosa prevede? E cioè? Siamo noi di qua a fare perquisizione. E sto facendo il mio lavoro. Se lei ha bisogno di informazioni, dovete chiedere... Ma la signora senatore non esiste, quindi a chi... È inutile che vi rivolgete a me, che non sono la signora senatore. Anna, ricordati che la Costituzione è dentro una società, è depositata dentro una società privata, glielo devi dire, perché loro hanno giurato sulla Costituzione. Ma intanto sto registrando che stanno andando altrove. Anna si è persa la connessione. Anna. Dov'è mia mamma? Anna, occhio che ti si perde la connessione. Mi vedete? Adesso sì. No, Anna, adesso no. Che ci fate qui?
Anna, per piacere, vai. No, voglio Anna, sapere. Ti voglio bene, ti voglio bene. Che ci fanno qui? Anna, hanno il loro lavoro. Hanno il loro lavoro da fare? Eh? Anna. Che ci fa qui, comandante? Prego. Che ci fa qui? Signora, Anna. Sto facendo il mio lavoro. Ognuno fa allora, il suo lavoro. La nostra mettiamo, dichiariamo e verifichiamo. Popolo. Eccoci, Anna, ci siamo. Sono entrati anche dove non dovevano entrare perché non avevano il permesso per venire in questa mansarda. No, Anna, gliel'hai dato tu il permesso. Non è vero, no, gliel'hai dato tu il permesso. È mia madre che li ha accompagnati dovunque loro volessero andare. Ok, ma gliel'hai dato tu comunque il permesso, Anna. No, io gli avevo detto che potevano entrare dove vivevo io. E lì gliel'ha dato la tua mamma il permesso di entrare. L'ha dato mia mamma il permesso. E l'ha dato mia mamma perché, perché pensa che giustamente deve... Sì, però guardala loro se è a posto, che stanno entrando dove non dovevano entrare. Avevate il permesso per entrare qui? Ah, non risponde, guarda. Guarda il disonore. Avevate il permesso per entrare qui? Il permesso ce l'abbiamo, come le ha detto il collega, le ha fatto la notifica. No, non avevate il permesso per comandante, entrare. Comandante, posso farle una domanda? Io non so con chi parlo, mi dispiace. Sono una donna viva, Barbara di Galletti Banco, e la stiamo guardando già e stiamo registrando, e lei deve saperlo e già lo sa. Riceverà a brevissimo delle documentazioni che fanno in modo di farle mostrare che la Costituzione italiana è scritto dentro un'azienda privata. Lei indagherà su questo. Indagherà su questo. Indagherà sul suo certificato di nascita. Indagherà che è un bonus. Ma evidentemente c'è collusione, non so quanto lo paghino le chiedo proprio in funzione di quello che sta indossando in questo momento e il giuramento che ha fatto. Controllerà che il giuramento lei l'ha fatto su una costituzione di un popolo e non su un regolamento interno di una ditta privata. Indagherà il suo giuramento, è il suo, non il mio, è il suo. Io la rispetto per il lavoro che fa, ma lo deve fare il suo lavoro. Deve indagare se c'è un crimine. A trovare la chiave di questa porta, per favore. Signora Anna. Io non sono signora Anna. Ma come la devo chiamare per non mancare il rispetto? È un silenzio assenso il suo? Le sto dicendo che la Costituzione italiana. Noi abbiamo fatto prima una domanda al comandante. Le do la documentazione di questo. Allora, c'è ancora una domanda qui. Questa live ha bisogno di avere una risposta. Se voi indagherete sul fatto che avete giurato su una Costituzione che è un documento privato all'interno della SEC. Beh, se per questo hanno giurato pure sulla Repubblica Italiana, che è privata, ma dalle facce non gliene frega niente a nessuno. Ma io penso che ci sia tanta collusione. Mi sa che legano soltanto l'asino dove vuole il padrone, quindi fanno quello che gli dicono di fare Non senza so se il nome onore, del popolo senza italiano quando... discernimento, senza Esatto. verità e senza coscienza. Quando il popolo italiano è presente, lo ignorano. Provo io. Non stanno avendo il permesso sicuramente da parte mia. Glielo sta dando mia madre. Le finestre sono aperte.
Non me lo ricordo perché sono disabitato, quindi... Vogliamo vedere se siete a Barcone? Sì, sì. Vabbè. Vado con il signore. Parli. Ok. In questa qui no, non so se è quella giusta, signora, mettiamo. Se lei mi dice che è giusta, però gira a vuoto, capito? Perché non ce ne sono altre, così. Se non ci veniamo mai in questo appartamento. In questa cosa il suo compagno che fa il giro dall'esterno, dal balcone. Speriamo che ci sia qualche balcone aperto. Mi sembra di no, perché se dall'esterno si metteva tutto e tutto. Come qui, perché... Anna, scusami, ma esattamente che cosa starebbero cercando in una proprietà di uomini e donne vivi? Cosa vogliono? La funzione giuridica Righetti Daniela, che è il motivo per cui... scusate, mi sono collegata tardi. Sì, ah, che bella presunzione. E perché cosa siamo mafiosi? Cosa sta cosa? Cioè, c'è un certo Messina Denaro che per 30 anni è stato in giro, non si è accorto nessuno? Ma se ne approfittano della buona fede e dell'ignoranza intanto di mia madre, perché mia madre è... rispetto. No, non è rispetto, io sono mamma. Giustizia, Anna. Ecco, la giustizia sta facendo questo. Ma mandato, sì. Mamma, noi questa... non nascondiamo nulla, quindi possono venire pure sotto i letti, non c'è problema. E la modalità con la quale hanno fatto tutto sì. questo, e soprattutto stanno operando in frode. Io non lo so chi frequenti tu, comunque. Signora, la tua mamma, per favore, la tua mamma, signora. Aspetta che ti... No, non parlo con nessuno. Hai capito? Non parla con nessuno degli uomini e le donne vive. Sì, devono fare il loro dovere. Poi quando se ne sono andati? Mamma, tu l'hai fatta entrare. Grazie, signora, se però dopo ci parla un secondo con noi perché mi andavano. Grazie, adesso comprendiamo la situazione, grazie. C'è qua oggi, questo continuerà ancora. Ecco, perché sono abituati a vessare. Sono abituati a vessare, loro seguono gli ordini. La coscienza è a posto. Sì, che la mia coscienza è a posto. E le dico un'altra cosa: la chiave io ce l'ho di questa porta. Sì, perfetto. Se gentilmente ce la offre, ci apre, facciamo un'ispezione, signore, andiamo via. Ma voi lo sapete che non avete il permesso per entrare no, in questa porta? Abbiamo la chiave. Signore. Abbiamo notificato un provvedimento della magistratura a chi avete notificato? Alla signora senatore Anna. E non c'è senatore Anna. Lo vedete come siete in frode? Ma per se non dobbiamo rompere la porta. La prendo la chiave, ma io ho bisogno di questa testimonianza. Okay. Prendi la chiave. Allora, lei ha la chiave, può aprire, se no butto giù la porta, perché io ho il potere di buttarla giù. Conferitemi dal mandato del magistrato. Allora, bisogna che mi diciate dove dovevate controllare. Tutta l'abitazione, questa è tutta l'abitazione sua, signora. No, questa non è l'abitazione mia. Io non abito qua. Catastralmente è così, però. Vai a prendere la chiave. Io non abito qua. Anna, vai a prendere la chiave. Anna. Noi potremmo risolvere. Io voglio avere. Allora, mamma, io mamma, siccome tutto è un contratto, perché noi siamo in UCC, il contratto è vi do le chiavi. Vi do le chiavi, mi guardi, vi do le chiavi. Non mi deve toccare. E perché non la devo toccare? Perché io non tocco lei non tocca a me. Allora io lo prendere la mamma, chiave, aspetta, io vi do le chiavi, mi ascoltate?
vi do le chiavi, sì. Se mi fate l'indagine sul fatto che la Costituzione italiana, la Repubblica italiana, è una corporazione privata, okay, in parvenza, okay, di Stato. Mi, okay, fate questa, è una promessa, è una promessa d'onore? Lei presenta una denuncia. Le abbiamo già presentate le denunce alle procure, le abbiamo già presentate le denunce. L'uomo d'onore sotto la divisa. L'uomo d'onore sotto la divisa. Mi fa l'indagine l'uomo? Io sono un dipendente dello Stato italiano. Ma lo Stato italiano è una società. Voglio aprire Italia, ma scusami, del governo, non dello Stato, del governo dipendente. Voglio andare a prendere, sì, la voglio la promessa che fanno un'indagine, la stanno facendo, no, non questa, quella dove vedono che tutto quello che, signora, sto dicendo, perché non mi fa questa promessa? Sì, ma la apro, le denunce. Non lo so chi sta facendo le indagini. Io l'ho presentata anche presso la vostra caserma. Ma quella non è denuncia presentata alla via caserma. Lei, sì, mi ha portato un documento. Non parlo di quella. Ok, come l'ha portato a tanti altri. Tramite PEC. Come le ha portati tanti altri reparti, sì, del Movimento Istituto della Repubblica, sì, Italiana. Quindi. Della poi, corporazione. Poi ognuno ha le proprie competenze e sicuramente sono state fatte delle attività. Ora che in questo momento io non conosco perché non ho fatto io questa attività, non è mia competenza. Perché ognuno ha le proprie competenze. C'è chi deve fare queste verifiche a fronte di una denuncia di un cittadino. Ma lei ha giurato, okay, ha giurato sulla Costituzione. La Costituzione è uno statuto privato. Ma allora la domanda è: perché poi dopo. Non lo dico io, abbiamo fatto una notifica. Glielo porteremo, tranquillo, che gli porteremo tutte le prove di quello che diciamo. È legge ingiudicato, si chiama legge ingiudicato quando si fa un affidavit e non viene confutato. Quindi alla luce di questi documenti, perché non fate, perché non mi... Mamma. Anna, vai a prendere la chiave, fai vedere quanto sei, che non c'è niente da nascondere, vai a prendere la chiave. La vado a prendere, ma volevo la promessa dell'uomo. Non te la può fare, lo sai perché? Perché lui ti dice che non è il suo compito. Però noi gliela manderemo tutta la documentazione, anche al procuratore, come l'abbiamo già fatto. Alla procura di Napoli c'è già la denuncia. Al procuratore, al prefetto, che come al solito non risponderanno. Ma c'era un procuratore della Repubblica a Rimini che ha visto tutto e ha sentito tutto. Ma l'avete capito? È partita da lì, da quanto pare, Luigi. È partita da lì. Poi, anche se l'ordine arriva e non ha un minimo di logica, loro lo eseguono lo stesso. E a me dispiace solo che poi ci va di mezzo mia madre, perché se ne approfittano di questo probabilmente. Si approfittano di questo, avete capito? Sì, Anna, abbiamo capito, l'abbiamo vista, la tua mamma è preoccupata, come al solito, i familiari che non comprendono, e quello che però sta succedendo è che tua madre, siccome tu sono entrati, e tua madre ha visto che sono entrati, adesso tua madre dice dagli la chiave, capisci tua madre pure, e la situazione. Ma ora, io non ho niente sono dentro, capito? Loro sono dentro, stanno cercando probabilmente il telefono, capito Anna? Stanno cercando il telefono. Ma io il telefono ce l'ho, gliel'ho detto che ce l'ho. Appunto, è per quello che loro sono lì con mandato, il telefono stanno cercando. E siccome il telefono è secondo loro di Righetti Anna, scusa Righetti Daniela, ecco che loro sono lì a cercare il telefono. Tu falli entrare, fagli vedere tutto e falli andare. Perché loro sanno che c'è il telefono e quindi controllando il telefono ti dicono è lì pure lei, capito? Vediamo. Respira Anna, tranquilla. Siamo qua, non ti preoccupare. Comunque sì, il telefono è di una finzione giuridica, quindi può essere di chiunque e tu non hai rubato niente. Quindi dove sta il problema? Anche perché abbiamo una registrazione dove te le dà lei il telefono. Quindi ce l'hai te il telefono perché ti è stato messo in custodia. Ma io gliel'ho detto che avevo il telefono di Daniela. Li seguo? Segui.
Gliel'avevo detto, no, che avevo il telefono di Daniela. Quindi se state cercando il telefono, il telefono non è Daniela. Cioè loro stanno cercando un telefono intestato alla finzione giuridica, e quindi il fatto che è una finzione giuridica continuano a cercare qualcosa che non esiste. Loro stanno cercando la donna viva che ha ricevuto in frode l'istituzione di un trust alla nascita, quello stanno cercando. Allora, adesso vogliono dare la notifica a mia madre. Mamma, non devi accettare nulla, perché stanno facendo tutto in pregiudizio e in frode. Tu sei tu, io sono io. Della figlia, non lo se la denuncia, se la perquisizione è a nome tuo, Anna, la tua mamma sta facendo un abuso e loro per primi lo stanno facendo, che lo fanno fare a lei, eh? Io faccio solo leggere, così si rende conto che deve fare. Allora. Anna, nel tuo appartamento, torna nel tuo appartamento. È rimasta la gallina fuori. Per il telefono? Sì. Ma io questa cosa che la notifica la stanno inviando, la stanno consegnando a mia mamma. Non è valida la notifica. È una notifica, senatore Anna. Il problema è che mia mamma continua anche lei a identificarmi in senatore Anna. Lo so, Anna, ma la tua mamma non la sa questa storia, non la vuole sapere, pure lei, come gli altri, non la capisce. Capito? Te lo dice con chi va in giro, con chi ti sei confusa, capisci? È questo quello che vogliono fare e ci riescono anche bene, no? Perché non hanno. Sono pagati per fare sto lavoro, capito? Pagati. Allora, qui a casa non ci sono. Hanno aperto tutto, eh? Cassetti, cassettini, hanno aperto tutto. Certo che se cercavano Righetti Daniela nei cassettini è un po' difficile che ci sia. Già. Ma è chiaro che stanno facendo un sopruso, un abuso, e tutti rispondono nella loro responsabilità personale, tutti quanti, e tu non puoi salvare nemmeno tua mamma, purtroppo, Anna. Quindi le cose sono quelle che sono, le leggi naturali vedono bene e chiaro, ok? Quindi espanditi, stai tranquilla. Ma io sono tranquilla. Lo so. Ma guarda, la cosa bella, lo sai qual è? Che mi stanno dando l'opportunità di vedere, certo, quanto sono in disonore. Praticamente senatore Anna non esiste, però parlano con la donna viva facendomi identificare nella finzione giuridica. Cioè, ma un domani tutto questo rimarrà agli atti, sono prove evidenti, e gliene può fregare di meno di fare l'indagine dove vogliamo noi che la facciano, perché giustamente è un conflitto di interessi. Prova a chiedere i nomi e i cognomi o le matricole, se te lo danno, se te li danno. Ma me l'hanno dato, solo che no, ma l'ho registrato all'inizio, ragazzi, era stato registrato perché c'è quest'altro comandante, non so di dov'è. È ovvio che c'è un conflitto di interesse. La pagnotta di pane gliela dà una società che è in parvenza di Stato, è ovvio che è vero. Cioè, te lei sa che è in parvenza di governo, di Stato, lo Stato siamo noi. È in parvenza, però è in parvenza di Stato, perché loro fanno finta di essere lo Stato e quindi fingono che sia uno Stato e che lavorino per lo Stato. Se la stanno raccontando.
probabilmente la maggior parte di quelli che stanno lì, Anna, ci credono pure. Ci credono pure, è certo, anzi pensano che siamo noi che ci stiamo inventando le cose. Ecco, l'illo è che lì il disonore, capisci? Se pensano che ce l'inventiamo senza aver controllato se sono inventati. Ma non avete sentito che avete detto, che hanno detto questo documento lo dice lei che è un documento valido? Sì, però poi dopo alla fine è stato zitto, cioè, lo sanno. Va preparata la denuncia alla velocità della luce. Va preparata la denuncia alla velocità della luce, quella denuncia doveva essere fatta quello stesso giorno lì. Ma sono 22 testimonianze, cioè prima che raccogliamo 22 testimonianze anche noi, cioè... Stava una ratifica, una rettifica successiva, una ecco, ratifica successiva ma tutto fa... della denuncia. Tutto fa lezione, no? Stiamo imparando che la prossima volta... Sì, hai ragione Anna, come sempre, ma... vedi, ogni volta si impara una cosa di più. Quindi la prossima volta le prime dichiarazioni giurate di verità le inviamo subito. Esatto, e poi dopo, e la denuncia va fatta subito, immediatamente lì, capito? Andava fatta lì, poi aggiungevamo tutte le dichiarazioni, ma la denuncia andava fatta subito. Certo. Oh ragazzi, dovevo partire ieri per Campora, però si è fatto tardi perché mi sono venuta a trovare degli amici e guardate un po', cioè è il bello delle cose, perché io volevo essere... Volevo esserci qua, capito? Quello che sto facendo è importante. E se non ti devo dire qua... che riesci a essere bellissima. È vero, anche di mattina genere. alle 7. Alle 7 della mattina. Hanno tirato giù dal letto. O insistevano anche a bussare, capito? Insistevano pure. E comunque... Ma non vedete che sono dei robot che agiscono così senza nessuna minima diciamo umanità, sono proprio dei robot, dei pezzi di zombie che camminano, devono fare quello perché sono pagate e basta, quindi purtroppo sono nel loro mood. È inutile, cioè, parlare tanto per loro è da una parte e dall'altra, sono proprio dei manichini, basta, insomma, quindi purtroppo è così, fino a quando non fanno un click questi sono, insomma, però brava comunque, brava Anna, brava. Ma si faranno delle domande, ma io mi auguro che si faranno delle domande in tutto questo, perché io sono in onore e verità, e lo è tutto il popolo, ma loro non sono per niente in onore e verità, perché ripeto, sono entrati cercando di entrare nella casa di senatore Anna, però gli faceva comodo avere Anna senatore, la donna viva, gli faceva comodo chiaramente, no? Anna, con la tua centratura ribadiscigli giù le armi. Allora, giù le armi. Allora, qui sono entrati senza armi e la cosa giustamente l'ho apprezzata, perché per me le armi non sono una cosa che risolvono soprattutto i conflitti. La guerra non si fa facendo guerra. E quindi sì, noi siamo anche in pace. Le armi psicologiche, Anna, loro le stanno usando, quindi giù le armi, perché non è una battaglia, giù le armi, stiamo solamente manifestando la verità, giù le armi del popolo. Ma la verità evidentemente è del fatto che loro stanno lavorando per una società invece che per una repubblica sulla quale hanno giurato, capisci che scoprire di essere ingannati sarà difficile, perché giustamente diranno mica tutti fanno come Luigi, che ha rinunciato al lavoro in Marina perché ha capito il disonore. Quanti? Anna, ma questa è una responsabilità loro, pensiamo alla nostra responsabilità. Ma io sto comunque documentando il fatto che stiamo dicendo e ridicendo, poi dicono che mi conoscono, ma proprio perché mi conoscono, ma volete fare un'indagine? Lo sai che il maresciallo, aspetta che mi riprendo, il maresciallo, aspettate, ecco, non riesco a girare lo schermo, eccomi qua, il maresciallo non è riuscito
a promettermi che avrebbe fatto un'indagine in base a tutta la denuncia che già gli avevo inviato, al comunicato stampa. Non è riuscita a fare questo. Perché Anna ti ha detto che non è lui, lui non è quello che indaga, lui è quello che esegue l'ordine definitivo di un giudice che ha indagato, capisci? Perché cando ancora. Nella loro ti ha spiegato che nella loro gerarchia è il giudice che dici che indaga, è il PM che indaga, ok? Non è lui. Lui esegue l'ordine del giudice pedissequamente, senza domandare, perché per lui quel giudice sta dicendo, sta dando un ordine. E l'ordine, secondo lui, viene da un'indagine, capisci? Scusi, può guardare l'articolo 6 del Codice Civile su internet? Ma se lo va a guardare l'articolo 6 del Codice Civile? Lo sa che cosa dice? Glielo dico io, perché io sto studiando, praticamente mi posso laureare in giurisprudenza fra un po', del vostro ordinamento. Il vostro ordinamento dice che il nome è formato dal prenome e dal cognome. Prenome vuol dire il nome che vi viene dato dai genitori prima ancora di nascere. E ma quindi la faccia da poker che sta facendo, la faccia da poker devi vedere. Guarda, mi dispiace, io provo veramente a volte forse compassione per chi continua a ostinarsi a non voler vedere la verità. Ma la verità alla fine uscirà fuori, perché secondo te dopo non va a vedere questa cosa del loro ordinamento, come si scrive il nome e cognome, o magari che come pubblici ufficiali ci hanno il nome e cognome scritto in un modo e sulla carta d'identità è scritto in un altro? Se la fa la domanda, come mai su un documento c'è scritto una cosa e su un altro va bene è scritto il contrario? Ragazzi, mi dà l'idea che loro in questo momento stanno facendo il ruolo di polizia giudiziaria, cioè stanno ausiliando, esatto. Sono ausiliari di polizia giudiziaria nelle mani del GIP, del giudice di indagini preliminari, quindi loro sono esecutori degli ordini che il GIP gli ha dato loro, cioè ad andare lì e cercare prove sull'esistenza lì della finzione giuridica che loro stanno cercando, quindi guardano anche dentro i cassetti per vedere se c'è un piccolo particolare di quella finzione giuridica lì, quindi stanno facendo le indagini, sono ausiliari di polizia giudiziaria in questo momento, quindi non fanno quello che gli hanno detto di fare, punto e basta. Ho capito, ma la domanda se la vogliono porre, che Anna Senatore è diversa da Senatore Anna scritto in maiuscolo sul certificato, sui documenti. Cioè, una domanda se la vogliono fare, perché è importante scrivere il nome tutto il contrario in minuscolo? Anna, il messaggio è arrivato forte e chiaro, ma guarda, una bomba. Non ti preoccupare, è arrivato e come, lo sanno. Che si portassero via un pezzo di carta, gli scrivi nome e cognome in maiuscolo e glielo dai. Allora... Una dichiarazione, Anna, fai una dichiarazione. Faccio, dai. Fai una dichiarazione. Sì, la faccio. Scritta. Sì. Giurata. Allora, guarda. Dichiari che tu sei Anna De Di Nardo Laurito e non Senatore Anna, che li hai fatti entrare perché sei in onore e non c'è nessun... ricercato in casa tua, e che quel ricercato tu sai in verità che non è la donna che conosci. Allora, dichiarazione di verità. Sì, ma Barbara, è il caso di mettere ricercato, scusa. Loro stanno ricercando, quelle indagini sono perché stanno ricercando un cognome di nome, giusto? Allora ragazzi, sto scrivendo in data 29 marzo 2024 alle ore, che ore sono ragazzi? Ditemelo. Sì, adesso sono le 8:29, ma se tu mi hai chiamato, aspetta un attimo. In questo momento alle ore 8:29, dopo aver... Alle 7:22 mi hai chiamato. Negato di essere... Senatore Anna, lo scrivo in maiuscolo, dopo aver negato di essere Senatore Anna, ma la donna viva Anna
senatore dei di Nardo Laurito, ho accolto il comandante. Anna, io metterei, io sono Anna senatore, cioè tu non è che dichiari di essere, hai capito com'è? Non dichiari di essere Anna senatore, tu sei Anna senatore, io, Anna, io donna viva, Anna senatore, alle ore 8 e 29 dichiaro in assoluta verità e poi scrivi. Secondo allora, me, Barbara, che dici tu? Dei di Nardo Laurito e alle 7:22 ho dichiaro dato in assoluta verità. È già una dichiarazione, guarda, lo sto scrivendo già qui sulla dichiarazione. Ah, ok, scusami. Ho dato il consenso come donna viva a far effettuare perquisizione nella abitazione di metto Aiello io aggiungerei costrizione, però Anna tu hai dato il consenso sotto costrizione di Aiello. Sotto costrizione non ci hanno costretto, no, non è sotto costretto. Minaccia che ti avrebbero distrutto una casa, potente. Esatto, sotto minaccia, non sotto minaccia, però lei fuori dal, ci sono le registrazioni ragazzi, eh? Lei gli ha detto io vi faccio entrare se vi posate le armi da donna viva, ok? No, sotto costrizione perché sono entrati anche dove non dovevano entrare. Quello l'hanno fatto grazie a tua madre. Grazie a tua madre. L'abitazione no. Di Aiello sotto costrizione perché hanno vessato mia madre. Vuoi veramente scrivere mia madre visto che lei si è posta come finzione giuridica? Mia madre come finzione giuridica. Capisci? Sì, come finzione giuridica, signora Laurito Sabatina. E poi il senso era che qui non c'è nessun, che in onore, verità, e integrità. Scusa Anna, perdonami. Mia madre sì. Tua madre biologica è nome in minuscolo eccetera ed è la tua mamma naturale, no, era... e biologica. E però loro capisci, cioè attenta sì, perché ma come sennò... giuridica? È ovvio che loro si sono rivolti come finzione giuridica perché hanno vessato mia madre. Sì, io ti sto dicendo un'altra cosa, tu stai scrivendo di tuo pugno mia madre, ok? Capisci dove c'è il conflitto? Capisci cosa sto dicendo? Mi hanno vessato la signora Laurita Sabatini. Esatto. Hanno vessato la finzione. Comunque stanno andando via, quindi in onore, verità, integrità, sento che stanno salutando, e la devo consegnare. E integrità? Anna, va bene, lascia stare, gliela consegnerai con una notifica a PEC. La facciamo per benino, riguardando anche la registrazione. Sì. Stanno andando via, tanto l'avrà presa tua madre il foglio, sicuramente l'avrà preso tua madre. Quello che ti stavano consegnando, te lo dico io cos'è, è un avviso di garanzia. Quindi c'è un'indagine su di te, secondo me.
No, aspetta, che facciano tutto quello che devono fare oggi. Ok, c'è qualcosa che non avete controllato? No, perché che sia la prima e l'ultima volta che entrate in casa in questo modo. Non, quindi, in mezzo, non ha insegnato nulla. Che cosa devi aprire? Fai aprire tutto, perché così non hanno più scuse. È chiaro questo fatto? Controllate ovunque, certo, dovete controllare. Certo. Sono proprio servi e schiavi del padrone, c'è niente da fare. Cioè, stanno prendendo anche il portabagagli, oh. Ma ragazzi, Norimberga insegna. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma secondo voi, no, ti rendi conto? Secondo loro c'è una donna dentro un portabagagli? Allora, stanno facendo il loro. Ma a chi stanno rispondendo, Pasquale? A chi stanno rispondendo? A una corporazione privata? È una società, hanno giurato su una società. Però fanno tutto questo in nome del popolo. Fanno questo in nome dello stipendio. Ecco, scusa, hai ragione, tutto questo in nome dei soldi. È il giudice che gli ha fatto l'ordinanza che lo fa in nome del popolo, scusate. Nel portabagaglio della Panda non avete verificato? Come? Nel portabagagli della Panda, dico, non avete verificato? Tutto a posto. Ah, hanno aperto anche la Panda. Che bella la pandina, Anna. Ah, non è mia. È bellissima, però. Se volete entrare qua, bisogna che togliate le scarpe. No, ho detto, altrimenti mi mandate la signora delle pulizie, perché okay, qua è un posto okay, ancora più sacro. No, va bene, stanno entrando con le scarpe, guarda. Vi dovete togliere le scarpe se volete entrare qua. Guarda che disonore, guarda. Questo è un luogo sacro. Signora, questo è un luogo sacro. Guardate, io ho appena detto che dovevano togliere le scarpe. Guardate che dissacrazione. Questo è il luogo sacro, il mio studio. Almeno lui ha la decenza di rimanere lì. Con le scarpe. Guarda, con le scarpe. Vergognatevi. Cioè, adesso io devo disinfettare tutto. Non si vergogna entrare nelle scarpe con le scarpe in un luogo dove ho detto che non si doveva entrare con le scarpe? Eh? Non si vergogna. Non dovevano proprio entrare, non con le scarpe. No, 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 ma entrare possono anche entrare, però io gli avevo chiesto di entrare senza scarpe. Avranno i calzini bucati. Ok, sopra dove si va? No, si va a casa della mamma, credo. Giusto, signora? No. Io non sono la signora. Sopra dove si va? Guardateci voi, scusate. Sapete che c'è un gradino rotto? Dopo, se si rompe il gradino, li accuso anche del loro patrimonio personale, di tutto quello che stanno facendo. Certo, certo. No, no, voi andate. E poi dopo vi mando il conto delle pulizie e di tutto quello che state facendo come vessazione. Ecco, da notare il gradino che ci hanno messo il piede e si è rotto. Guardate.
No, no, addirittura. Guardate dove mettete queste zampe. Sono ridicoli, veramente. Io ho detto che questo è il mio, intanto, con. La pagherete in energia vitale, ragazzi. Non vorrei essere nei vostri panni. Non vorrei essere nei vostri panni perché l'energia vitale, le leggi naturali agiscono. Quindi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, state attenti a quello che sta succedendo nei vostri corpi e alle vostre menti. State dissacrando un luogo sacro con le scarpe e passandomi sopra il futon. Mi sentite? Sì, Anna, ti sentiamo. Mamma, quella porta c'è una chiave dove mi sembra che c'era là dentro. No, no, era una cosa marrone, tonda. No, era tonda. Era una chiave piccolina. La pagherete energia vitale e patrimonio personale, quello che state facendo. Energia vitale e patrimonio personale, lo ribadisco. Vergognatevi di quello che state facendo. In grande disonore siete. Vergogna. Digli che stanno. Erano entrati qua, gli avevo detto che in onore e verità. Qui non c'era nessuna Righetti Daniela o Daniela Righetti, gliel'avevo detto una settimana fa. E io sono in onore e verità, ma loro no. Addirittura stanno entrando dove non dovrebbero entrare. Questo è un altro disonore pubblico, Anna. Quindi... Mamma, a questo punto fai rompere tutto perché dobbiamo dimostrare proprio la verità, che stanno disonorando... Mamma, stanno disonorando la nostra dichiarazione di verità. Cosa gli avevi detto tu? Che non c'era nessuno? Stavo parlando della dichiarazione che non hanno trovato nessuno. Sì, ma tu gliel'avevi detto, tu gliel'avevi detto che non c'era nessuno qui. Ti hanno creduto? Certo. Ti hanno trattato come una criminale. Anna, mamma, sei stata Anna, trattata come Anna, una criminale. Mamma, guarda. Mamma, guarda. Mamma, mi ascolti? Mamma, guarda, in cucina, cioè in cucina, guarda, dovrebbe esserci quella cassettina con la ceramica. Secondo me l'hai messa lì la chiave. Prova, così, così almeno noi gli addebitiamo le spese di rottura della serratura. Non, non le rompiamo perché per educazione queste cose. Siamo abituati a non rompere niente. Però siete abituati a entrare dove non dovete entrare con le scarpe. Nella tua cucina, mamma. Anna, io... è l'audio. Sì? No, io ce l'ho l'audio. Non sentite? Sì, sì, adesso sì.
Fagli una principal agent doctrine, Anna, prima che vadano via, gli dici che notifica loro e notifica i loro dirigenti. E notifica i loro dirigenti e notifica loro. Ma cosa gli devo notificare? Tutta la registrazione, allora? Certo, gliela manderemo la registrazione, come gli manderemo tutta la documentazione che attesta che la Costituzione, il loro logo dei carabinieri, quello della polizia, lo stemma dell'Italia, sì. Gliela abbiamo già mandate, no? Allora, vi sto notificando. Allora, vi sto notificando. Adesso non mi danno retta, quando vogliono fanno gli ignorri. Al comandante lo devi notificare, gli altri sono lì come operativi senza potere zero. Allora, comandante, sì. Vi sto notificando che per la principal agent doctrine notifica il dirigente e notifica il dipendente, notifica il dipendente e notifica il dirigente. Tutto quello che è stato registrato sarà inviato in tramite PEC e tramite cartaceo e verrà effettuata una disposizione di indagine in tutto quello che state facendo. Quindi tutto quello che io vi sto notificando adesso sì. va detto al vostro superiore, a tutta la gerarchia superiore. Va bene? Ha consentito. Brava Anna. Guardate quanti ne sono. Della signora gentilmente mi dà le chiavi della macchina qui. Che cosa l'avevo detto, maresciallo? Basta solo aprirla. Io non ho niente da nascondere. Okay. Anche quella del camper, per favore. Non lo sapevo che era aperta, chiedo scusa. Mi dà anche le chiavi del camper? Vuoi aperto anche il no, camper? No, il camper no. Grazie. Ma che cosa state cercando? Scusatemi, dovete aprire una valigia, ma che c'è una donna contorsionista qua dentro? Ma veramente state cercando? No, voglio sapere cercando a questo punto. Il telefono, Anna. Sentite? Gentilmente, apri il camper. La giustizia divina voleva che io partissi ieri sera. Voglio sapere perché state aprendo una valigia. Soltanto per controllare. Ma controllare che cosa? Potrebbero esserci armi. Ah, io vi faccio entrare senza armi, guardate, voi siete senza armi, sì. E poi dopo io dovrei avere nella valigia armi esplosivi. Se non lo controlliamo possiamo vedere. Giusto? Una teoria giusta? Ma la perquisizione era per armi esplosivi? Comandante, sì, sì, vi scusi, per che cosa era la... Tutto quello che trovo. Per tutto quello che trova. E anche personale. Quindi. Anche personale, io posso perquisire anche lei. Anche me. Sì, certo. E che cosa state cercando? Armi ed esplosivi. Tutto quello che può essere attinente a un reato. Un reato? Sì, e qual è il reato? Di qualsiasi genere. No, mi scusi, qual è il reato? Di qualsiasi genere. Quello di dire la verità, nient'altro la verità, che è tutta la verità. Io sto facendo questo e voi lo considerate un reato. Per non perdere tempo, mi apre un attimo il campo. No, voglio vedere che cosa stanno cercando. Ma allora qua c'è qualcosa che va oltre, secondo me. Ragazzi, scusate. Il telefono. Stai attento che ti si mettono qualcosa loro. No, ma che... No, secondo me c'è qualche altra cosa, ragazzi. Cioè, mi stanno aprendo la valigia. Quindi che cercano cosa stanno cercando? Armi, tutto quello che è un reato. Armi. Anna, cercano armi, droga, qualsiasi cosa che possa essere utilizzata contro di te, ok? Ma se io faccio entrare senza armi, ma pensate un po' che sì, però che... loro, cioè, anzi che hanno levate le armi. Sì, infatti, una donna che chiede di togliere le armi, poi secondo voi tiene le armi? Secondo noi no, però secondo loro non gli importa niente, vogliono vedere che cosa c'hai tu in giro per le vedete, stanno entrando dappertutto, quindi perché? Sì, si schiaccia e si tira fuori.
Delusi, mi sembrano delusi. Ma chissà cosa stavano cercando. Non concepiscono la rivoluzione pacifica. Anna, apri il video. Anna, apri il video. Anna, c'è il video chiuso. La verità dovete cercare, dovete fare le indagini nei posti giusti e dovete andare nella vostra gerarchia superiore a cercare la verità. Mi sono spiegata, comandante, la verità è dentro di voi, dovete certo comprendere che cosa sto cercando di fare. Un domani passeremo alla storia, però lei come quello che è in conflitto di interesse e io come la donna che sta cercando da 3 anni di fare divulgazione di questa verità. E dovremmo essere amici io e lei. Fratelli e sorelle. Ma fratelli e sorelle, nel senso che abbiamo un nemico comune, che sono corporazioni che vi stanno facendo fare cose in disonore e in frode. Come ve lo devo raccontare? Anna, c'è il dio denaro che paga lo stipendio, non è che gliene frega molto dell'onore a questi. Ma io invece spero davvero di parlare sempre agli uomini sotto quella divisa che abbiano onore. È che loro si sentono in onore, capisci? Perché loro stanno eseguendo degli ordini che secondo la loro gerarchia vengono da un uomo in onore. Sì, e comunque sempre senatore Anna, eh? E loro quella cercano e quella possono... Però hanno bisogno della donna viva perché gli apra la porta, gli faccia le cose, ma vi rendete conto? Che firmi quel verbale? No, non è madre, scusatemi, è solo una signora per voi, non è madre. No, non so... Per allora, loro è la puerpera, diglielo, per loro è la puerpera. Le state scrivendo cose la che sono... La amministratrice del trust fino a 18 anni. Mentre tuo padre è il codisponente, capito? Insieme alla corporation. Comunque ragazzi, io quando ho chiesto il certificato di nascita mi hanno detto che si era allagata a Salerno, il comune, mi ha detto che non hanno più i documenti perché c'è stato un allagamento. È quello che dicono da ormai di 12 anni, capito? A tutti quelli che lo cercano. Si è allagato tutto l'archivio di Stato. E però la domanda è, ragazzi, dobbiamo fare in modo da farla emergere questa, come si chiama, occultamento della prova. Perché si chiama omissione d'atti d'ufficio, occultamento di prova, per loro sono tutti reati penali, perché se li fai te, se li fanno loro, come dentro la secca si coprono l'uno con l'altro. E comunque ieri all'ufficio anagrafe vi ho detto che mi hanno detto appunto, mi hanno suggerito di andare proprio al comune. Allora io pensavo di andare in ufficio anagrafe e dire che me lo scrivono, perché me l'hanno detto soltanto a voce, che per sistemare le cose bisogna andare al comune di dove è stato depositato l'atto di nascita. Sì, siccome puoi andare anche lì, però il punto è che il nome, le cose, è tutta roba che fino a qualche anno fa era della procura, è la procura che fa questi cambiamenti, ok? Va in comune, depositi la richiesta, ma la richiesta poi va in procura, ma la domanda sorge spontanea, la richiesta dell'atto di nascita di chi? Della finzione giuridica, che è quella che stanno cercando. Allora non è l'atto di nascita, è l'atto di istituzione del trust. L'atto di nascita è il tuo atto solenne di riconciliazione. Sì, ma non viene accolto, perché loro dicono che si devono attenere a quello che c'è scritto dentro i registri. E allora poi si vede quanto si attengono. E continuano a cercare senatore Anna. È questo che è importante. Se noi chiediamo la sovrascrizione, l'aggiornamento dei dati,
Allora, che senso ha andare all'anagrafe se poi l'anagrafe non lo fa? Allora, Anna, dimmelo tu dove vuoi portarlo, dimmelo tu. Stiamo facendo, stiamo andando avanti e lo sappiamo tutti che è così, Anna. Non solo che lo sappiamo e vediamo la vessazione adesso in diretta a casa tua, ma, ripeto, se tu avessi avuto oggi in mano la denuncia, ok, di quel giorno lì, l'avessi avuta in mano, quando arrivavano gli facevi vedere la denuncia. Capito? Allora, agiscono con la forza, perché hanno detto che avrebbero chiamato i vigili del fuoco e avrebbero forzato, perché l'ordine del giudice, ripeto ancora una volta, l'ordine del giudice era di entrare in qualsiasi modo. Hanno detto all'inizio che era la... Certo, loro quando fanno le indagini e fanno questa cosa qui, è chiaro che possono entrare ovunque. I nostri pezzi di carta hanno necessità di qualcosa di più forte, perché loro continuano ad andare come dei bulldozer. Almeno questa è la testimonianza che sto vedendo stamattina. Non si sarebbero fermati perché avevano quest'ordine del giudice. Sì, ma Anna, vista da qua, stanno brancolando nel buio. Cioè, hanno alzato. Cioè, guarda che questa non è una perquisizione. Cioè, alzavano il tappetino, Anna. Il loro intento probabilmente è un altro, perché anche loro si stanno rendendo conto della abnorme schifezza che stanno facendo. Quella non è una perquisizione. Cioè, aprono, guardano e chiudono. Non è una perquisizione. Allora Sara, loro stanno facendo una perquisizione, la stanno facendo nelle modalità, non discreditiamo la loro opera che stanno portando avanti nella loro formalità, cioè siamo attenti a quello che diciamo, ok? Una pessima valigia, ragazze, e la valigia è un effetto personale delle mie cose. Perché stanno cercando una cellulare con una scheda che è attaccata a una finzione giuridica, perché il mandante ha rintracciato tramite la polizia postale un cellulare, e questo loro devono produrre che loro il loro lavoro l'hanno fatto, capisci? In realtà stanno proprio dimostrando che noi siamo assolutamente trasparenti, è fantastica questa cosa. Io sono felice di tutto quello che sta avvenendo, perché così posso dimostrare di essere stata sempre in verità, e dalla prima volta gli ho detto che io non avevo nessuna cosa da nascondere, né come donna, e poi ripeto, io gliel'ho detto che ho in custodia il cellulare, quindi che cosa stanno cercando? Io gliel'ho detto. L'hanno trovato il cellulare, Anna? Penso di no. Bene. Allora non è il cellulare che stanno cercando? No, stanno cercando qualsiasi cosa per poter accusare, qualsiasi cosa. Se ci fosse stato, ti ripeto, una piantina di cannabis, di canapa indiana, ti avrebbero comunque accusato di quello. Qualsiasi cosa trovano, ti accusano, capisci? Perché adesso c'è un problema per loro, grosso, molto grosso. E ve l'ho detto la prima volta, per loro quella che ritengono essere successa a Rimini, esatto, è un'evasione. Esatto. Un'evasione? Quando hanno detto che, esatto, loro ci avrebbero seguito ovunque andavamo, e perché non ci hanno seguito, scusate? Perché hanno preferito mollarvi lì e fare una denuncia dopo, l'ha detto anche quella facente funzione, se ti ricordi. Lasciatene andare e poi li denunciamo. No, non ho sentito denunciare, ho detto li seguiamo. No, se tu, io c'ero, Anna, hanno detto, e come, forse tu non eri lì in quel momento. Cioè che avrebbero denunciato chiunque era lì, cioè che assurdità. Penso che la denuncia sia per i tre che sono andati a prendere la donna viva detenuta, e anzi non detenuta, in schiavitù, in regime di schiavitù dentro quella struttura da 18 mesi. Senza nessuna prova che era lei. Sono curiosa di sapere adesso che cosa sta dicendo.
Comunque stanno cercando la persona, eh? Stanno cercando la persona. Poi ho fatto la battuta quando hanno cercato nella valigia, ma evidentemente ha ragione Barbara, non stanno cercando solo la persona fisica. Te l'ha detto quel carabinieri, ti ha detto stiamo cercando armi. Mm. Non accetto proprio, ma... La donna viva non accetta nulla che arriva dalla corporazione, lo sto dichiarando anche dal vivo. La donna viva non accetta niente. Allora. La donna viva non accetta nulla. Allora, signora, mi ascolti un attimo. Lei è diffidata a divulgare queste immagini? Sono già online. Le riprese che ha fatto? Sono già online. I volti all'operato della... Sono già online. Se... Mamma, mamma, avete qualcosa? Avete qualcosa? A fare ciò. Se avete... non fatto, verifichi, il popolo sta guardando. Tutto ciò è già pubblico, mi scusi, è già pubblico, la ringraziamo, ma è già pubblico. Io glielo ho detto in anticipo, okay. Lei ha detto di sì, che andava bene. Esatto. Io gli ho detto, lei la faccio entrare, ma devo fare una Zoom pubblica, l'ho comunicato subito, e lei ha accettato il contratto. Io ho accettato di entrare. Lei ha accettato il contratto. Lei ha accettato il contratto. Pubblica, va bene. Non è il problema è se le cose vengono poi poste online, che è un'altra okay. cosa diversa. Ma è già online. Già online. Già online. Una cosa è la diretta. Sì, sì, ho parlato della diretta. Non problemi, perché per lei siete più tranquilla, a noi va bene. Ma resta come prova, sì, resta come prova di quello che avete fatto. Allora, sui social, su queste cose. Posso sapere come mai? La diretta è già su un social. Allora, voi siete pubblici ufficiali, voi siete pubblici ufficiali. No, polizia giudiziaria in questo momento, quindi giuramento di verità. Ho capito. Allora, io ho capito che come pubblici ufficiali, se dovesse essere messo sul social, la nostra gestione, i nostri volti, i nostri nomi, noi agiremo di conseguenza. Posso dire? Come pubblici ufficiali. Come agiremo? Ufficiali. Lei può fare la diretta perché la diretta non ci sono problemi, noi non facciamo niente di male. Le dirette non siamo disposti a subire, non ci sono problemi. Ti vuoi calmare? Ma io sono calmissima, mamma. No, non sei calma. Sono molto calma. E allora? Sono molto calma perché quello che stanno facendo è illegale, è illegittimo. È illegittimo e illegale quello che stanno facendo. Tu quindi stai tranquillo. E allora perché non lo possiamo divulgare? Se non c'è nulla da temere. Anna. Mamma, ma la verità, Anna. Si deve divulgare la verità. Anna, mamma, la verità va divulgata. Quello che stanno facendo è legittimo e illegale ed è giusto che si venga a sapere quello che stanno facendo. Io sto cercando la signora Righetti Daniela, ok, come ha capito fin dall'inizio. Tutto qua. L'avete trovata Righetti Daniela? In questa casa non l'ho trovata. Nemmeno sotto il tappeto l'hanno trovata. Ma allora non è una Righetti Daniela in carne e ossa. Forse cercavano il documento d'identità. Sotto al tappeto. Perché l'avete cercato sotto al tappeto e nella valigia? Perché stavano mamma stanno il loro dovere è cercare sì, sei tranquilla. Ma certo che c'è. Vedi, sono talmente tranquilla che sto divulgando ai 4:20 quello che stanno facendo. Hai capito Pasquale? Cercavano sotto al tappeto e nella valigia e dentro a portabagagli. Secondo te è normale sotto un tappetino? Bisogna capire l'ordine che hanno ricevuto, che cosa... L'ha appena detto il maresciallo, che stavano cercando Righetti Daniela. Oh, qualcosa che aveva attinenza con lei. Quindi loro stanno facendo... Io, per carità, rispetto il lavoro anche loro, perché loro stanno eseguendo un lavoro. Stanno eseguendo un ordine. Ma gli ordini... Ma il loro lavoro. Gli ordini, prima di eseguirli, bisogna che si domandino se li possono anche eseguire in onore e in verità. No, perché è entrato senza... è entrato con le scarpe in un luogo sacro. Anna, ce l'hai il military order appresso? Sì, ce l'ho. Daglielo. Con la principal agent doctrine. Sì, visto che ha dichiarato che stanno cercando la finzione giuridica Righetti Daniela e che non hanno trovato niente, ti sta in realtà agevolando,
se ora, visto che ha firmato questa sua cartina, ha finito, tu controbatti che questo, che andassero a informarsi, e finiamo là. Gli consegni, dai... come dice Susan, gli consegni i military order, in notifica davanti a tutti noi, pubblica, glielo allora. Dice, pubblica la notifica. Comandante, le sto notificando il military order. Io le posso notificare questo documento? Ecco, vedi che loro non accettano. Perché non accettate un military order? Un attimo solo, ci faccia provare prima il nostro logo. Lo vedi che non lo accettano? Solo il comandante può accettare questo. Solo sì, il falli finire. Anna, falli finire, perché così chiudiamo questa cosa per bene. La chiudono loro. La chiudono loro per te. Gli sto dando anche la traduzione di cortesia. Sì, con calma. Perfetto. Come pubblico anche... ufficiale, ricordati, come pubblico ufficiale, pubblico notaio o notaio va bene uguale, le sto consegnando con Principal Agent Doctrine UCC 103, perdonami, un ordine di cessate e desistete da ogni forma di schiavitù. Sì, gli sto dando anche tutto l'UCC Filings. Quello è tutto, è il military order, declaration in order. Sto dando tutto completo. Mi firma il verbale di perquisizione? Signora? Anna? Anna? Gentilmente, mi firma il verbale di perquisizione delle operazioni fatte? Dove c'è scritto che non abbiamo fatto danni niente a nessuno, persona. Avete fatto danni invece, altro che non avete fatto danni a niente a nessuno. Avete fatto danni tu quello che stai cercando. Avete fatto danni psicologici alla donna viva. Assolutamente. È la verità quello che sto dicendo. E quello che state cercando è un trust nullo e annullato dall'azione OPPT 1776 UCC Filings. Può firmare per cortesia? Ma non firmo, sotto costrizione? Vuole che firmo sotto costrizione? Lei vuole firmare? Ma lei chi? Lei, signora Anna, senatore, lei vuole firmare? Io non sono Anna senatore. Per parlare di perquisizioni fatte, delle operazioni fatte? Lei l'ha fatto perché la donna viva l'ha fatta entrare. Si rifiuta? Io mi rifiuto perché è entrata, è entrata attraverso la donna viva. Quindi dovete scrivere. Si rifiuta perché è stata la donna viva a farla entrare. Perché non ho niente da nascondere. E quello che dovreste cercare è la verità. Hanno scritto solo si rifiuta. E io queste sono prove che le metto online, perché è giusto che si veda che se io le dico che la mia dichiarazione che è entrata attraverso la donna viva, lei non l'ha scritto. Lei non l'ha scritto. E questo è un abuso di potere. È tutto pubblico. Un perfetto disonore. Si chiama omissione di atti di ufficio. E stanno per depenalizzarlo per pararsi il fondo schiena, lo sapete, vero? Stanno l'abuso di ufficio, missione di atto d'ufficio, perché così, come i vaccini, ti prendi tu la responsabilità di quello che stai facendo, loro non si assumono responsabilità. Allora, signore, a questo punto... Allora, lei si sta rivolgendo alla donna viva o al pubblico ufficiale in veste di notaio, curatore fallimentare della Italy Republic of. È chiaro questo? Sì. E le sto notificando, no, il signora, military order. Faccio prima le mie cose, poi dopo ne parliamo delle sue cose. Io dovrei procedere adesso a verbale. Assolutamente no, Anna, prima le tue, poi le sue. D'accordo? Allora, non ci siamo capiti. No, signora, lei... Allora, lo ribadisco online. Signora, bisogna che questa registrazione avvenga. La mia attività. La devo identificare ufficialmente. Mi dia un documento ufficiale, deve nominare un difensore di fiducia in ordine al procedimento. Lei chi sta cercando, Anna? Devi dire lei chi sta cercando. Lui sta facendo la faccia da poker perché non ti vuole rispondere. Allora, si rifiuta di... Io sono donna viva, Anna senatore, non avete giurisdizione sull'uomo vivo e sulla donna viva. Ti sta inducendo a commettere un reato, identificarti in un'altra persona.
Esatto, perché senatore Anna non è Anna senatore De Di Nardo Laurito e lei sta cercando di farmi firmare, di accettare documenti che non mi riguardano. No, io lo sto facendo non in modo elegante. Ma che c'entra l'eleganza? In modo educato, la sto invitando a fare un'attività nostra. Mamma, non è niente positivo, loro stanno cercando la finzione giuridica. E perché allora, se io sto dicendo che non posso firmare un documento, non posso firmare un documento che riguarda non è mio. Anna, non è mio, mamma. Anna, non sei tu quella che stanno cercando, questa deve essere la base del dialogo, perché loro adesso ti stanno facendo riconoscere la finzione. Dice, lei chi sta cercando? Lo devono dire loro con la bocca. Anna, non dire che ti rifiuti, perché se ti rifiuti significa che la finzione giuridica si sta rifiutando. Ma io lo sto dicendo che la donna viva che si rifiuta, e però loro continuano a scrivere solo si rifiuta, quindi ecco il loro disonore. Non lo scrivono che la donna viva presente davanti a loro in carne e ossa, non lo scrivono, non lo dicono. Anna, gli devi fare la domanda, a chi sta cercando? A chi state cercando? Senatore Anna stanno cercando, perché ricordati i Rimini. Senatore Anna. Ricordati i Rimini. Per tre volte, Anna. Comandante, chi sta cercando? Chi sta cercando, comandante? Sì. Allora, compila un attimo, visto che tu già conosci i campi, dai. Compila un attimo, se rifiuti di firmare. Non mi rifiuto di firmare. Ah, sì, è un regalo telefonico. Allora, insistete. Voi chi state cercando? C'è la senatrice. Ecco, la signora senatore non c'è. Ha un regalo non telefonico? Esiste. Chi state cercando? Mi fornisce un regalo telefonico? Chi state cercando? Vedi come fanno? Ha un indirizzo PEC? Io non mi sto rifiutando. Ha un indirizzo PEC? Non sono io quella che state cercando. Loro cercano la finzione. Continuano a scrivere si rifiuta, ma stanno utilizzando... L'attività lavorativa che lavoro fa lei? Non sono fatti loro che lavoro fa. Chi state cercando? L'ho detto per tre volte. Ma vi rendete conto che state facendo domande per indurmi a compiere il reato di identificarmi in quella finzione giuridica? Siete voi che state facendo un reato. Si chiama istigazione. Signora, si chiama istigazione al reato. Noi stiamo andando via, l'ultima attività. Ma è l'ultima attività sempre in frode che state facendo il disonore. Dove lavora lei? Lei chi? Vedi che quando io dico lei chi... Quando di lei chi esatto, resta sul punto. Lei chi? Loro cercano la finzione, un fatto mai accaduto. Anna, se non so che lavoro fa la signora senatore Anna, perché non sono io. Anna, non ti hanno risposto, silenzio assenso. Lo so. Stanno inducendo proprio al reato di identificarmi in una persona fisica che non esiste. È induzione proprio a delinquere proprio. Ma lei chi? Lei chi? Mi scusi. Senatore Anna, nubile. Ma senatore Anna, le ho detto che non esiste. No, io sto dicendo, mi scusi, io sto dichiarando che senatore Anna è un trust e lei non sta parlando con senatore Anna, le sta parlando alla donna viva sulla quale non c'ha nessuna giurisdizione. Se alla fine me la firma questa cosa, io gliela scrivo. Se no... Ah, guarda, questi non sono i ricatti. Sono io quello che lei sta cercando, Anna, dai la tua spiegazione. Ma lei sta scrivendo il falso. Poi dirà che l'ho fatta io. Lei sta scrivendo il falso, io no, sto documentando. Se vuole fare una dichiarazione me la deve io sto documentando. Se me la firma io. Io scrivo quello che... Lei sta cercando senatore Anna. Anna, devi fare il tu chi stai cercando, il trust, senatore Anna o donna viva, quello deve dire lui.
Lei chi sta cercando? L'ha detto già prima, comunque, l'ha detto più di tre volte. E resta ferma sul punto, gli dà tutte queste spiegazioni. Lui sta cercando il trust e siccome loro non possono procedere fin quando il trust lo trovano, allora tu devi restare fermo, glielo devi far dire a lui, che è pubblico ufficiale e polizia giudiziaria che ha giurato la verità. Lui lo deve dire. Allora, c'è un attimo. Andiamo. Campana. Anna, mi raccomando, no, fai sempre la domanda. Lei con chi sta a parlare, chi cerca? Va, devi partire sempre di là. Né sì né no, solo lei chi sta cercando. Ma quando io faccio questa domanda non rispondono. Bene, e continua su quello. Continua su quella domanda. Ma tu fagliela sempre. Allora, aspetta, consente, giusto? Sì, sì. Ma perché non li mandi a casa tua a fare il bagno? Scusami, perché stai violando ancora una volta la mia privacy, mamma? Senta, scusi. No, non devo andare, perché sono il suo compagno. Ah, ok. No, vabbè, c'è un PEC di 339, sì. 31, sì. 85, sì. 140. Ecco. Nicola, punto Campano. No, no. Dove legge domicilio? Siamo qui. Lei chi sta cercando, mi scusi? Non sono io quella che state cercando. Esatto, Anna, resta ferma lì. Sono 3 anni che ho capito la frode e l'inganno, figurati se non rimango ferma qua. Anzi, io sto dimostrando che c'è la frode. Eccola qua, la frode. È sotto i vostri occhi la frode. Per chiunque stia ascoltando in questo momento, la frode è questa. Quando io chiedo chi stanno cercando senatore Anna. E io sto dicendo che sono Anna senatore dei Dinardo Laurito. Ma loro lo sanno, altrimenti non facevano così tanta resistenza nella compilazione dei documenti. Quindi loro sono consapevoli. Certo. Quindi mentiscono sapendo di mentire. E noi stiamo registrando e documentando. Altro che diffamazione, sono io che devo fare un atto di grande diffamazione nei confronti di tutto quello che è anche proprio
l'atteggiamento di inganno col quale entrano in casa. Non fai diffamazione, Anna, tu non fai diffamazione, attenzione, la diffamazione è una bugia, tu fai registrazione di verità, la diffamazione semmai... Sì, ma stanno cercando di diffamare il mio buon nome, la mia famiglia, questa è diffamazione, loro stanno facendo questo nei miei confronti. Esatto, sono loro lo stanno facendo, non tu. Tu stai registrando una verità, loro stanno diffamando, tu stai registrando una verità. Ah, però ecco. Oh, mi sto rendendo conto che c'è solo la traduzione. Questo qui è anche in italiano, vero? E quindi gli sto dando solo la traduzione di cortesia. Perché gli altri documenti... Vabbè, va bene lo stesso anche solo la dichiarazione e ordine in italiano. Anzi, gli faccio un favore. Sì, certo. Va bene, tanto... No, erano due copie con la traduzione di cortesia, quindi... Tanto poi i riferimenti ci sono e li faremo avere anche tutti gli originali inglesi, te li mando io. Sì, maresciallo, visto che avete finito, in veste di pubblico ufficiale, pubblico notaio, curatore fallimentare, mi dà un'attenzione, visto che le sto notificando un military order. Scappa. Io sono donna viva, mi raccomando, e le sto notificando. Sì. Giuridicamente. Avvicinati, Anna, avvicinati. Avvicinati, stanno nella tua terra, avvicinati. Che se... E allora andate fuori se dovete dire delle cose private. Scusate. Come? Siete sul territorio, tra l'altro è sovragiurisdizionale questo territorio. Stiamo parlando di attività di... Allora. Notifica. Io sono donna viva, mi guardi per favore. Sì, prego. Mi guardi negli occhi. Prego, mi dica. Mi guardi negli occhi. E mi dica. Ma non mi sta guardando negli occhi. Mi dica. Chi ha la verità in mano guarda negli occhi e io sono abituata a parlare con la verità. Okay. Sono donna viva, giuridicamente, della dinastia. Il military order. Allora, scusate, ragazzi, mi sto concentrando perché mi sembra un... Perché mi sta andando via, comandante? Comandante, mi fa finire? Prego, visto che ho avuto tanta pazienza e rispetto per quello che state facendo. Molto rispetto, sì. No, voi non avete avuto rispetto nei miei confronti. Ok, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, facciamo il nostro lavoro, signora. Ok, allora il vostro lavoro... Mettiti da donna... davanti a lui. Ha ragione, vedete che si comporta... Sono signora. Maresciallo, non mi dia le spalle. E allora si giri, per favore. Si giri, per favore. Chiedi come chiamalo si... per nome, chiamalo per nome invece di dirgli maresciallo. Bravo. Alberto. Alberto, non scappi via. Alberto. No, Alberto, io sto facendo una notifica. No, mi scusi. Tolga le mani da addosso al comandante. Allora, Alberto. Siamo fuori, stiamo parlando di cose private, non può dire. Siamo fuori. Cose private, ci vergogna. Ha detto che sono sul territorio italiano, ragazzi. Questa è una grande dichiarazione. Hanno paura. Ha detto che stanno sul territorio italiano fuori da questo cancello. Questa è una grande dichiarazione che hanno fatto. Ragazzi, questa è la nostra vittoria. Brava Anna. È la nostra vittoria. Notifica lui, ne è entrato uno. Notificalo. Ma meglio notificare al comandante. Mettigliela sulla macchina. Sulla macchina al military order. Esatto, visto che è sul territorio italiano, glielo metti sulla macchina. Ecco, tiè. Io, in qualità di pubblico ufficiale, da donna viva, le ho notificato e lei l'ha preso in mano.
l'ha preso in mano. L'ha preso in mano davanti a testimoni, l'ha preso in mano. L'ha preso in mano Alberto. Un attimo solo, signora. L'ha riposato qui, ma l'ha preso in mano. Quindi vuol dire che l'ha riposato. Va bene, va bene. Va bene, tanto notifichiamo poi tutto il resto. È notificato comunque, l'ha preso in mano. Sì, l'ha preso. Sì. Hai saputo fare il rito, brava. Come fanno loro con noi quando portano i loro contratti? Bravissima Anna, bravissima davvero. Anna, ricordati che loro adesso ti rifaranno la domanda, allora lo accetta. Non so io quello che state cercando. Lei chi sta cercando? Ricordatelo. Non partire mai con il no. Parti direttamente chi sta cercando. Mi scusi, avevo chiesto di non entrare con le armi qui. Lei? No, lei ha un'arma. No, mi dispiace, ma l'ordine era che qui si entrava senza armi. Questo è un territorio sovragiurisdizionale. Diglielo al comandante, perché il comandante gestisce, lui è un esecutore di ordini. Sta commettendo un reato, un incidente internazionale. Comandante, è entrato un uomo armato in un territorio sovragiurisdizionale. Le sto notificando che senza permesso è entrato un uomo armato. È entrato un uomo armato nel territorio sovragiurisdizionale. Le sto notificando un incidente diplomatico. Un attimo, signora, sto parlando. Le sto notificando un incidente. Le sto notificando. Un incidente internazionale. Lei non poteva entrare. Lei non poteva entrare. Rientra a casa, nella casa lì nel territorio, Anna, e stai tranquilla adesso. Fatto, abbiamo fatto. Sì, sono andati. Si vede che casomai ti hanno lasciato qualcosa che gli rimette sopra la macchina. Guarda se c'è una notifica lì sopra. Chiedi a tua madre se ha preso qualcosa. No, mia mamma non ha preso nulla. No, qua non hanno lasciato nulla. Allora chiudo il cancello? Vai mamma, dal chiudi comandante il cancello. Avete finito? Vai dal comandante di a chiedere, avete finito? Se ti dice di sì, chiudi il cancello. Avete finito? Ha detto un attimo. Ancora. Prima di chiudere il cancello, rimettigli il military order sulla macchina. No, glielo ridò di nuovo in mano. Esatto, notificaglielo in mano. Anna, però quando gli fai questa notifica, non stare lì a perdere tempo, a dire guardami negli occhi, guardami negli occhi. Parla e dici soltanto che stai notificando il modulo, punto. No, ma per me è importante. Ho capito, per te è importante. E quello se indispone, lui vedi che la percepisce in un altro modo. Lui la percepisce come uno che sta a fare la paternale. Allora, non è più il momento di fargli la paternale. Vai gli dai questo documento e glielo notifichi. Punto. Senza che sta a fare le paternali. Guardami negli occhi, guardami negli occhi. Hai visto che non ti guardava negli occhi? Anche perché sa di essere ripreso. Non tutti se l'hanno per... Quindi... Bisogna aprire il computer. Secondo me si sta confrontando qualcuno con qualcuno più in alto e sta chiedendo come fare. È da prima che ha il telefono, ragazzi, è da prima. Ma loro stanno sempre al telefono. Vorrei proprio essere... Io sono curioso di sapere con chi. Ecco, una volta che non gli risponde nessuno dall'altra parte, voglio vedere che fanno. Possiamo condividerlo sulle terre, questa Zoom?
No, bisogna proprio, Barbara, bisogna che chiami Tony, assolutamente, appena chiude la Zoom la deve scaricare, subito. Allora Anna, io sono in registrazione sul mio computer, io mi auguro che il mio computer regga su tutta questa registrazione, te lo dico. Ma è possibile chiamarlo comunque Tony, chi è che ha il numero? Io. Lo sta chiamando Franca, però ti dico che io non so se il mio computer regge questa registrazione come memoria, capisci? Non in ogni caso, ho capito, però come live in ogni caso è andata... Non è andata live, Anna, non è andata live perché ti ha detto Maria Stella che non aveva la connessione e non riusciva a mandarla live. Allora, attualmente è l'amministratore che alla chiusura della Zoom partirà con la registrazione. Aspetta. Allora, la Luigi, la registrazione, l'admin della Zoom sono io, perché Maria Stella non c'aveva la connessione abbastanza stabile per mandare live, capito? No, ce l'ho io l'amministrazione, va. Una Se ce l'hai tu l'amministrazione, la puoi un registrare attimo, tu. scusate, sto registrando che mia madre non deve accettare nessuna carta. Hai capito? Hai capito, mamma? Non accettare nessuna carta. Se accetti una carta, vuol dire che io non sono tua figlia. Io da figlia ti sto dicendo, questo è un grande inganno, mamma. È un grande inganno. Non accettare nessuna carta. No, io sono qui. Deve avere fiducia della figlia. Fidati di me, mamma. Lo vedi che non stanno andando via? Lo sai perché non stanno andando via? Ti stai facendo delle domande perché sono qui? Perché vogliono la finzione giuridica, la donna viva, non hanno giurisdizione, mamma. Ti prego di avere fiducia in me, non accettare nessuna carta. Sì, va bene. Calma. Io sono calma. Scienze a posto, vai a casa. Io non mi fido del fatto che loro vessano e ti diranno qualsiasi cosa per farti accettare una carta. Quindi non accettare nessuna carta. No, non firmare, accettare. Signora Laurita, come mai state chiamando la signora Laurito? Alberto, come mai sta chiamando mia madre? Visto che è una tua questione, Anna, è una questione della donna viva che l'ha fatta entrare, devi andare con tua mamma. Sì, sì, sto andando. È perché tua mamma è il punto debole. Certo, se la prendono sempre con i più deboli. No, no, loro devono notificare mamma, altrimenti quello che stanno facendo non è legale. Che non hanno trovato. Non è legale quello che stanno facendo, mamma. Stanno dichiarando che non hanno trovato nulla, però, Anna, eh. Anna, non si sente l'audio. Non si sente l'audio? Mi sentite? Forse è bene che leggano il verbale, così lo registriamo, quello che hanno scritto, e quindi poi puoi firmarlo, non firmarlo, prenderlo o non prenderlo, tanto sappiamo quello che hanno detto, che hanno scritto. Ah, bene, ci sono anche le telecamere di sorveglianza, bene. Ah. Sì, così... Un attimo, 19, sì. Stanno chiedendo il 19 che cosa è successo e mia mamma sta collaborando. Non abbiamo nulla da nascondere. Mamma, io neanche ho nulla da nascondere. Io sto soltanto documentando che stanno cercando senatore Anna e vogliono notificare a senatore Anna che non esiste. Pronto? Anna, rimani dentro, tu non puoi seguirlo mentre parla al telefono, capito? Ma rimani dentro. Perché non posso seguirlo, scusami? Perché lui ti dice, sto facendo una telefonata privata.
Ma quando uno sta in servizio, mica fa le telefonate private, ma magari è col giudice, no? Tutelare, loro ti dicono è privata, non puoi venire, capisci? Loro hanno un protocollo. Però nel territorio di Anna. Ma nel territorio di Anna non è nel territorio di Anna, stanno nella casa della madre. No, ma io ho messo sotto giurisdizione tutto. È tutto. Sì, ma lui, ho messo sì, lui è in contatto con il giudice perché sono in diretta comunicazione. Lui sta dicendo al giudice quello che sta succedendo, il giudice gli sta suggerendo cosa fare. Quindi Ma stanno chi è il facendo una giudice? Ma telefonata chi è? privata per vedere di venirne fuori. Vabbè. Luigi, stai registrando anche te, vero? Luigi, Sì, stai ma registrando. io No, Barbara, la registrazione qua partirà quando è finita la Zoom. quando finisce la Zoom parte il montaggio video. Non prima, adesso sta registrando. Non so se partirà a te o a me. Se parte a me, io non so se mi parte, se... Abbiamo tolto l'organizzazione, quindi dovrebbe partire dal computer di Luigi. Ok, meno male. Anna, abbiamo perso il video. No, no, c'è il video. Io sto registrando. Scusate, una domanda, potrebbe essere sciocca, ma per guardare le telecamere di sorveglianza non ci vorrebbe un mandato? Ma Ce penso di sì, ma sono l'hanno, proprio... gli sta dando il consenso la madre di Anna, glielo sta dando il consenso, quindi ce l'hanno. Ma cosa state cercando, scusate? Cosa state cercando? Delle immagini. Stanno cercando immagini. Vediamo che chiura però. Allora, secondo me stanno cercando la data, adesso non mi ricordo. Stanno cercando la data del tuo rientro a casa per Esatto. vedere se con te c'era qualcuno. E mi dispiace che non lo possono fare perché così almeno avevano un altro smacco. Cioè, noi abbiamo detto la verità il giorno dopo, adesso non mi ricordo che giorno fosse. Mamma, ti ricordi che hai detto la verità? Che cosa hai detto? Che non c'era nessuno qui che poteva essere entrato. Lo vedi che non si fidano? Lo vedi che ti trattano come una criminale, mamma? Mamma? Mamma, lo vedi che ti trattano come una criminale? No, la tua parola non vale niente. La loro parola, la tua parola, sì, è verità, ma vedi che loro però non ti considerano perché sei una finzione giuridica, una persona fisica, sei una maschera. Anna, sono una persona che No, loro non collabora. stanno Io parlando. collaboro a fin di bene Sì, di tutti. però la tua parola è una, sei in onore? Tu hai dichiarato, ti ha fatto la domanda il maresciallo. Lei ha visto una signora, ha conosciuto questa Cosa Daniela? ho risposto? Hai detto di no.
E però vedi cosa hanno fatto? Sono venuti qua. Anna. Quindi vuol dire che ti trattano da criminale. Anche la posizione. Certo, ma ti trattano da criminale. È questo che mia madre continua ad accettare. Questa è la verità, che la brava gente viene trattata da criminale. Pasquale, ti rendi conto che trattano da criminale la brava gente? Mia mamma gliel'aveva detto che non c'era nessuno qui. Gliel'aveva detto che non c'era nessuno qui. E l'ha fatti entrare anche dove non dovevano entrare, perché sono entrati in casa mia, dove io invece non volevo che entrassero, perché a me non mi piace che entri chi non voglio che entri. E lei ha dato il permesso, violando anche la mia privacy. E adesso vedi? Vedi cosa sta succedendo? Perché? Perché? Perché non contiamo nulla se siamo persone fisiche. Non contiamo nulla. Siamo merce. Merce. E mamma sta facendo appunto quella che non ha nulla da nascondere, ma non la considerano. Loro devono fare quello che devono fare, violando anche la privacy. E loro lo sanno e sono in disonore. Sanno la verità e continuano ad agire in frode. Certo. Allora adesso io ho detto ci lascia senza le telecamere, ma non potete vedere qua quello, Marco, vedi, brava, vedi cosa stanno facendo, ti stanno facendo un danno, e tu sì ma ti stanno prendendo cose che non dovrebbero prendersi. Anna, questo servirà più a lei che a te. Bene, e vedi a dire la verità. Daniela, la donna viva, ha detto la verità, che non era stata lei a stalkerare il vicino. E lo sai che l'hanno rinchiusa 15 mesi, 15 mesi, sequestrata. No, mamma, non accettare. Sai perché ti vogliono fare accettare quello che non hanno potuto consegnare a me? Perché non lo fate qua il verbale, scusate? Anna, loro fanno i nostri interessi. Allora, Pasquale, se vuoi l'accompagni, io mi fido di te, scusami, ma parliamo in separata sede. Loro devono consegnare assolutamente quella notifica, perché sono in disonore, perché non hanno trovato senatore Anna. Allora, se però mia madre dice che senatore Anna c'era, allora sì che dopo diventa molto complicato, credimi, molto complicato. Loro stanno cercando il punto debole per farle accettare una notifica e farle dire che erano venuti qua perché c'era senatore Anna, perché mia mamma mi ha memorizzato sul cellulare come senatore Anna e le ho dovuto fare io il cambio Anna senatore De Dinardo Laurito. Quindi lei è il punto debole, tu l'accompagni perché ci vuole sempre un testimone, e non accettare nulla, ti prego, nulla, perché altrimenti sì che dopo ho un problema. Anna, non gli dare il consenso, non vale quello che accetterà, se lei vuole accettare qualcosa, non vale. Io però sto negando il consenso al fatto che senatore Anna non esiste, non è qui, voi state cercando senatore Anna. Mamma, sono calma, io le sto notificando questo military order, era già sulla macchina e lei l'ha preso. Venga pittato. Okay. Vedi come guarda negli occhi? Okay. Vedi come guarda negli occhi? A me non mi ha guardato negli occhi, mamma. Alberto, perché a me non mi guardi negli occhi? Assisti. Alberto, Anna dichiara di essere incapace di intendere e di volere. Anna dichiara di essere incapace di intendere e di volere. Allontani! Sopra giurisdizionale. Mamma, non mi prendere. Mamma, questa è violenza. Questa è violenza, mamma. Mamma, è violenza, sì, mamma, mi stai facendo violenza, anche loro mi stanno facendo violenza. Mamma. Hanno finito? No, mamma, finito. Mamma, stanno cercando di ottenere. No, mamma, io devo andare. Vai dentro. Mamma, cosa stai facendo? Lasciami stare. Pasquale. Ma loro devono fare il loro lavoro. Tu hai la coscienza a posto. Sì, che ho la coscienza a posto. Ma stai tranquillo. Lasciami stare. Oh. No, guarda che è stato lui ad alzare la voce. Avete sentito? Avete sentito cosa è successo? Sì, abbiamo sentito. Anna, gli devi dichiarare di essere capace di intendere e di volere.
Lui ha guardato mia madre negli occhi. Lui ha guardato mia madre negli occhi, a me non mi ha voluto guardare, questo è importante. Anna, hai sentito quello che ho detto? Dichiara di essere capace di intendere e di volere. Donna sì. Viva è capace di intendere e di volere. Maresciallo. Anna, scusa, Anna, loro hanno una telefonata con qualcuno che per forza gli hanno detto che te c'hai qualcosa e devi avere qualcosa, perché loro con tutto questo spiegamento di forze altrimenti non lo possono, come si dice, è una cosa, esatto, loro ti vogliono infinocchiare, capito? Loro vogliono per forza trovare qualcosa. Non mi guarda negli occhi. Anna, gliel'hai detto che sei capace di intendere e di volere, glielo dici, sì. Vai alla macchina e dice, volevo sì. Comunicarle che donna viva... Volevo comunicarle no. Che donna viva è capace di intendere e di volere. Gli ho dato il military order. No, quella è una notifica. Da donna viva capace di intendere e di volere, è un military order, lo accetti. Chiudi il cancello. Lo ha già accettato. Io non gli ho dato la mano, con le scarpe, dove non doveva entrare. No, assolutamente. Comunque l'avete presi. Per me li avete presi. Mamma, è una questione di verità, giustizia, onore, integrità. Anna, sono andati via? Sì. Allora, ascoltami, adesso per favore chiudiamo la registrazione, perché io non so se il computer mi regge la registrazione. Quindi ogni secondo è prezioso, perché se l'ho iniziata io la registrazione, capisci? Se non lo so se Luigi può adesso come admin avere lui la registrazione. Allora, facciamo una cosa. Va, tanto ormai è finito e sono andati via. Usciamo tutti, io esco per ultimo e vediamo. Tu esci, vedi se ti parte a te la registrazione, perché se non parte a te, parte a me, perché rimane nel loro server. Adesso nel momento... Sì, ti chiamo pure anche tecnico. A me, se volete, che così la registro anch'io. Adesso sono al PC. No, dai. No, vabbè, no, non è questo il punto. Il punto è che adesso i file temporanei della registrazione si trovano nel loro server. No, su PC io gli ho detto, perché non su PC. Sì, bisogna uscire per far partire. Allora, adesso io esco, Luigi, e poi ti chiamo per capire se... Sì. Se... Però noi rimaniamo in linea. Barbara, fai amministratore Luigi, così lui può... Sono già amministratore. Ah, okay. Ragazzi, qua possiamo uscire tutti qua.